migliaia di visualizzazioni, oltre che un'indiscutibile simpatia, non risparmieranno loro multe salate. Due youtuber brianzoli hanno pubblicato un video dove scorrazzano per i sentieri del parco di Montevecchia su moto da cross elettriche in barba a qualsiasi divieto. Nel filmato c'è spazio anche per qualche momento di tensione con un escursionista. In pochi giorni il video ha ottenuto 300.000 visualizzazioni, centinaia di like e commenti. I nuovi appassionati di motocross, sebbene green, saranno però multati dal parco. Ci sono diverse violazioni documentate, spiega Marco Molgora, presidente dell'ente che tutela il territorio di Montevecchia e della Valle del Curone. Il fatto di circolare su mezzi non inquinanti non autorizza a fare quello che si vuole. Ci sono sentieri per le bici e sentieri sui quali non si può andare. Fuori dai tracciati, ad esempio, non si può andare nemmeno in bicicletta e sulla strada panoramica possono circolare solo i mezzi autorizzati. Una vicenda che riporta d'attualità la difficile convivenza fra ciclisti e escursionisti nelle aree protette. Ci sono delle regole molto chiare, ci sono sentieri dove si può andare con le biciclette e sentieri dove non si può andare. Una cosa che è assolutamente vietata è quella di fare downhill in mezzo ai boschi o di andare ad aprire nuove vie in mezzo ai boschi. Cioè, le biciclette possono andare nel parco ma solo sui sentieri già esistenti e sui sentieri dove è consentito andare. Che rispetto a qualche anno fa, dove c'erano state situazioni anche di tensione, dove c'era insomma una situazione molto, molto difficile da gestire, si è molto ridotto l'impatto, perché secondo me le varie associazioni di cicloamatori hanno fatto anche un lavoro importante di comunicazione con i loro iscritti e quindi hanno anche, come dire, capito che ci sono momenti nell'arco della settimana dove andare al parco in bicicletta per fare attività sportiva non ha molto senso, perché il numero di persone che ci sono in giro, che fruiscono, no, dei sentieri, è talmente elevato che è un continuo arrivare a rischiare di scontrarsi.